si notano, dai. Allora, buondì smottas, smottas buondì. Signori, sono tornato. Periodo un po' sacramentato per la gara di mio figlio, non avevo proprio la testa per fare video e quindi, come dire, sono sparito un po' dal canale. Adesso vediamo di tornare con i vari feedback. VNBF o VBNF, come dir si voglia. Comunque World Natural Bodybuilding Federation, World Bodybuilding Natural Federation, lei stessa, you know? Stato di forma attuale per un vecchiaccio di 60 anni, non male, dai, diciamo che c'è di peggio. Via, torniamo a noi. Dunque, VNBF o VBNF. I miei feedback, i miei, come posso dire, non criticità, quello che ho visto nella federazione di ieri. Ora, come sapete, io distrarmi ci impiego un attimo, quindi alla benché minima distrazione o persona che passa, ciao caro, ecco questo è un esempio, mi distraggo e perdo il filo del discorso. Problemi dell'arteriosclerosi, della demenza senile e dell'Alzheimer che colpiscono le persone della mia età. Comunque, torniamo a noi. Rientre. Come mi sono, andiamo per punti, cominciamo a dire come mi sono trovato da un punto di vista dell'accoglienza, del modo di fare, della serenità dell'ambiente. Benissimo, presidente è una persona disponibilissima veramente, perché ogni volta che gli ho scritto un'email mi ha risposto tempestivamente, quindi non posso dire niente da quel punto di vista. Ambiente sereno, avendo militato in varie federazioni in passato, tuttora, essendo poi un giudice e arbitro di sport da combattimento e quindi anche commissario di ring, mi trovo spesso e volentieri in diversi eventi di diversi sport, tra cui bodybuilding e di sport da combattimento, e di solito molte volte ti trovi a confronto con delle realtà molto aggressive. Lasciamo perdere gli sport da combattimento per un attimo, parlo in generale, anche nelle federazioni, negli eventi di bodybuilding, in situazioni aggressive, tutti stressati, maleducati, che ti rispondono male. Ecco, qui non è il caso, l'organizzazione è ottima, c'è la ragazza che viene su in sala pampa a chiamare, non solo viene a chiamare la categoria di atleti, ma viene anche a dire attenzione, 10 minuti, 5 minuti, che possono sembrare dettagli insignificanti, che invece sono importantissimi, perché un atleta è lì che sta mangiando, sta ricaricando, si sta pompando, si sta oliando, sta mettendo l'olio Johnson, sta facendo tutte le pratiche del caso, quindi avere qualcuno che ti avvisa della tempistica è ottimo ed essenziale. Quindi tutti gentili, tutti disponibili, non ho niente da dire a quel riguardo. Passiamo al secondo punto, la capacità dei giudici, la professionalità. Anche qui avrei praticamente poco da dire, mi sono sembrati tutti competenti, ottimo lavoro, quindi assolutamente da lodare il lavoro sia dell'organizzatore, sia del presidente e sia dei giudici. Non sto leccando nessuno, io dico le cose come stanno. Quindi nella sostanza mi è piaciuta l'esperienza, la ripeterei, sì. Poi c'è anche una questione, come posso dire, devo anche dire la mia per quanto riguarda il concetto di come creare le categorie, e qua arriviamo al punto della penalizzazione che può ricevere un atleta, a prescindere che si tratti di mio figlio, di un mio atleta o dell'atleta di un altro, ma è una questione concettuale. Attenzione, non mi sto lamentando, perché le lamentele sono per i perdenti, cioè capiamoci bene, e io non appartengo a quella categoria. Primo. Secondo, cosa ho da lamentarmi? Mio figlio è arrivato dove doveva arrivare, quindi niente da dire. Chi ha vinto meritatamente. E qua arriviamo al punto. Devi sapere, quando vai in queste federazioni, e lo scopri solo quando ci vai e ti fai l'esperienza, a che cosa mirano i giudici. E questa è una federazione, strano per una federazione natural, però niente da dire, nel senso,
mirano ai volumi, mi interessano i volumi e trascurano, a mio modo di vedere, è una valutazione soggettiva, trascurano un po' il discorso della, come posso dire, qualità muscolare della definizione. Però è un punto di vista rispettabilissimo, oggettivo, non è un errore. Tu sai che quella federazione ha questi parametri, predilige o l'una o l'altra cosa. Quindi ne prendi atto e poi decidi tu dove portare i tuoi atleti, cercando di trovare una federazione che sia più consona e vicina alla condizione dei tuoi ragazzi. E qua salta fuori, a mio modo di vedere, il problema. Cioè, mi spiego, quando tu mi metti un ragazzo che pesa 65 kg in una categoria e che ce ne sono solo tre, e io lo capisco, perché se non ci sono atleti, purtroppo, però non puoi metterlo con altri due atleti che pesano, quello che pesa meno pesa quasi 10 kg di più, e quello che è arrivato davanti, no? Prendo il caso di mio figlio perché è stato eclatante, pesa 20 kg di muscolo in più. È chiaro che quello vince a mani basse, che per carità meritatissima, non ho niente da dire, cioè non sto criticando il lavoro, per carità, quello è arrivato e quello era giusto che arrivasse. È di base il concetto, secondo me, che va rivisto. Faccio un esempio. C'è stata la categoria dei pesi dove ha gareggiato l'altro mio atleta, dove c'era un over 40, il quale è stato, come posso dire, ha gareggiato insieme agli altri ragazzi della categoria di quel peso lì, no? Che erano i pesi medi. Però poi è stato premiato a parte come primo della sua categoria over 40 ed era l'unico. Quindi primo arrivato, qualificato, andrà a farsi la sua categoria, come giusto che sia. Poi ha fatto la gara insieme agli altri. Cioè, capite cosa voglio dire? Quindi quando ci sono delle discrepanze di peso così enormi, così macroscopiche, bisognerebbe secondo me adottare questa metodo. Ma non è perché è capitato a mio figlio, cioè sì perché è capitato a mio figlio, ma faccio un ragionamento in generale che valga per tutti. Se davanti a mio figlio arriva un atleta che gliel'ho chiesto, attenzione, non c'è possibilità di errore, perché poi guarda, ma tu come fai a saperlo? No, perché proprio ho visto che uno era un colosso, mio figlio ha 65 kg, quell'altro un colosso, vince a mani basse. Gli basta portare, senza nulla togliere all'atleta, un fisico preparato, diciamo, da spiaggia, un gran bel fisico, ma con quello gli arriva e gli basta passare avanti a un ragazzino di 65 kg, perché non ne pesa 85. Non so se mi spiego. Poi dopo uno dice, ma non si può. No, non è vero che non si può, perché se l'avete fatto nei master 40, lo potete fare anche quando ci sono discrepanze di peso così gigantesche. Ora, io capisco, per carità di Dio, che se bisogna stare dentro i 5 kg, se poi c'è una differenza di 5, 4 o 6 kg, lo metti dentro lo stesso, va bene. Però bisognerebbe tenere i 5 kg con una tolleranza di 1 kg, oltre no, già 7 kg sono troppi. E fai così, come hanno fatto nella Master 40. Lo premi come primo classificato della sua categoria di peso, categoria specifica under 24, categoria di peso leggeri o mosca, vedano loro che terminologia usare, primo classificato perché pesa 65 kg. Se me lo metti con gente che ne pesa 75, 74, 85, ma non ha speranze. Ora, se vogliamo fare un aggiornamento anche dal punto di vista del marketing, essendo uno nell'ambiente da più di 40 anni, avendo organizzato eventi e tuttora vi partecipo sia negli sport da combattimento e sia nel bodybuilding, so benissimo che i problemi sono quelli di tagliare i tempi, e va bene, infatti fanno fare la routine una volta sola se un atleta è iscritto in due categorie, ma va benissimo, lo capisco. Non c'è. Però se vuoi tagliare i tempi puoi fare, ripeto, come la faccenda che è stata del Master 40, no? Lo premi primo della sua categoria di quel peso e arrivederci, grazie. Così dovrebbe essere,
perché sennò non c'è storia. Poi guardiamo la valutazione del marketing. Una persona come me, al seguito si porta più di una decina di persone del pubblico pagante, perché metti dentro mia figlia, mio figlio, la mia ex moglie, la fidanzata di mio figlio, la fidanzata dell'altro mio figlio, la fidanzata, il fidanzato di mia figlia, cioè la mia ex moglie, più altri tre amici, poi c'è la famiglia dell'altro atleta e così via. Capisci che dovete valutare, secondo me, attentamente questi fattori. Ma non è che sto portando acqua al mio mulino, non c'entra niente, non voglio neanche dare consigli, perché dà fastidio che uno viene a consigliare a una federazione, a un presidente, cosa fa, ma per carità. Però è una considerazione, tant'è vero che uno degli addetti ai lavori, alla fine, mentre me ne stavo andando via, è venuto a chiedermi il feedback e gli ho spiegato la stessa cosa. Cioè, poi questo ragazzo, bravissima persona, educatissima, mi ha detto, no, ma quello è così grosso perché ci vogliono anni, anni, anni. E gli ho detto, cosa c'entra? Cioè, il punto non è che quello è più grosso di mio figlio e quindi non è giusto. Ma che c'entra? È una questione meramente e prettamente di peso. Punto. Non conta quanto tempo ci ha impiegato. Cambia la struttura fisica. Uno è alto 1,85 m, l'altro è 1,70 m. Uno ha una struttura ossea di un tipo, un telaio, un'ossatura di un tipo e uno di un altro. 20 kg di muscoli sono troppi, troppi, c'è una differenza, una discrepanza enorme. Quindi questo è la non è un consiglio, è la considerazione che faccio sull'argomento. Poi ognuno andrà per la sua strada, però poi bisogna riflettere del perché, ad esempio, mio figlio è stato classificato agli italiani e al 90% non ce lo porterò, perché al di là della spesa di denaro che non conta, e tanto e poco, non è lì il punto, nonostante noi non siamo non apparteniamo a famiglie benestanti, ma non è lì il punto. Il punto è che uno paga e vuole essere giudicato con i suoi pari. Questo è la questione. Ripeto, quando ci sono delle discrepanze così enormi, così macroscopiche, poi lo so anch'io che mezzo chilo, un chilo, cioè, voglio dire, lo metti dentro nel calderone e via andare. Me ne rendo conto, non sto qui a puntellinare la questione. Però questo secondo me è importante. Non ce lo porta gli italiani perché? Perché devo pensare che quello che gli è arrivato davanti, che pesa 20 kg più di lui, anche lui è qualificato agli italiani. Si ripresenta ed è la stessa storia. Cioè, è questo il discorso. Perché uno dice, ma non puoi sapere lo stato di forma. Ma ascolta, se ci sono 20 kg, voglio dire, io mi aspetto di arrivargli dietro. Non mi metto neanche a competere. Per due ragioni. Uno, perché quello gli basterà portare la stessa condizione, niente di più, niente di meno. No, non è che dovrà migliorarsi così tanto, no? In relazione al mio atleta, ovviamente. Sto facendo un ragionamento molto specifico. Due, perché è sicuro che con una differenza così enorme può stare sereno. E lo stesso vale per il vincitore della categoria. Quindi che cosa andiamo a fare gli italiani? Poi uno dice, ma poi ti puoi trovare anche ragazzi di un peso minore e chissà, magari facciamo le due categorie e tuo figlio va nell'altra categoria di peso. È un'incognita un po' pesantina. Quindi uno affronta tutta una preparazione, tutta una questione, una spesa, il tempo che bisogna prendersi, l'hotel, perché non è qui a due passi da casa mia, è a Bellaria, è a Rimini. Quindi tutto quel casino per arrivare là e dire bisogna sperare che ci sia qualche atleta del peso del mio ragazzo. No, cioè, ecco perché poi uno non fa gli italiani. Ma non è perché uno è stato deluso, perché, ripeto, per come sono andate le cose, il piazzamento di mio figlio è giusto. È a monte il problema, che non è possibile mettere uno di
65 kg in gara con gente che ne pesa, quello che pesava meno che il vincitore era intorno ai 73-74, gliel'ho chiesto, ripeto, e quello che è arrivato secondo, cioè davanti al mio ragazzo, ne pesava 85, gliel'ho chiesto. Ecco perché uno poi non si presenta e di conseguenza anche l'organizzazione perde, da un punto di vista del marketing, no, tutta una serie di guadagni portati dalla presenza del pubblico, perché poi mancheranno tutte le persone che vengono a vedere, no? Perché a livello familiare alla fine, almeno per quanto riguarda la mia famiglia, si rimuovono tutti. Non è che perché dico una bell'aria allora non ci andiamo, e quindi si perde anche, ripeto, una considerazione, tutto qui, non vuole essere una critica. Questo è quello che mi è venuto da dire di getto, diciamo, non ho preparato niente, sincero, e rifaccio i miei complimenti all'organizzazione perché è stata una bella gara, serena, non ho niente da dire, al di là di qualche facezia, qualche errorino di trascrizione, ma stupidaggini che non andrebbero neanche citate. Quindi va bene così, è chiaro che io agli italiani il ragazzo non lo porto, l'altro molto probabilmente sì, adesso dobbiamo ancora decidere, però, ma non è perché uno ha avuto dei piazzamenti peggiori o migliori, perché alla fine sono qualificati tutti e due, quindi basta andare e farsi la propria gara. È proprio una questione di prospettiva, perché se il ragionamento è quello, no, anche perché poi il ragazzo si demoralizza. Ma come cazzo, mi preparo, mi faccio il culo, sono il più definito di tutta la competizione, il posatore migliore, mi dispiace ma lo dico, i miei due, era così, questa non è una considerazione e non è una critica, è un dato di fatto, e per poi venire battuto da persone che pesano 85 kg, l'altezza conta e non conta niente, no? Contano i muscoli, cioè... non va bene. Ecco la motivazione del perché non vale la pena per il mio ragazzo, per uno dei miei due ragazzi, presentarsi agli italiani. Perché vai là con la consapevolezza, sei già scarico mentalmente. E basta che mi ricapita con la stessa condizione quello che mi è venuto davanti al secondo posto, che ha fatto il secondo posto di 85 kg, e io ho già perso in partenza. Chi me lo fa fare? Perché? Prendermi un'altra batosta sportiva, affrontare tutto quello sbattimento, tutta quella spesa, anche volendo prescinderne, ma però c'è, per cosa? Vale la pena? Ah, attenzione! Domani 3 luglio, lunedì 3 luglio, ci sarà la diretta live sulla gara proprio dei miei due ragazzi, quindi tutti presenti, adesso... dobbiamo, non mi ricordo se è 21, 21 e 30, comunque non c'è questa grande differenza. Mezzo chilo TV con il grande Maci, la bellissima Chiara, l'Erculeo Coppa and Company, poi probabilmente ci sarà Gamberi, ci sarà qualche magari invitato, non lo so. Comunque diciamo, i soliti 4-5 soggetti, anzi no, il six pack. Mi raccomando, presenti domani, lunedì 3 luglio, diretta live su Mezzo Chilo TV. Bye!